Salute, malattia, paradigma della polis. È il titolo del simposio internazionale che si svolgerà dal 22 al 24 maggio alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, organizzato dall'Associazione Nazionale dei Medici e delle Direzioni Ospedaliere. Attraverso l'etica, l'antropologia, l'arte, l'economia, la musica e il diritto si affronterà il tema della malattia. Relatori che hanno origini professionali diverse, giuristi, economisti, esperti di bioetica, filosofi o anche di scienze politiche, etnoantropologi e medici. Quindi l'interdisciplinarietà in più è arricchita anche dalle tre religioni monoteiste, più rappresentativa ovviamente l'islamica, l'ebraica e la cattolica, perché nella sessione, c'è la prima sessione dedicata alle religioni fra diritti, cioè follia tra diritti e religioni, ovviamente diritti, diritto naturale e diritto positivo. Loro possono sicuramente dire, partendo ovviamente dalla loro esperienza, ma sicuramente possono dire e osservare quello che loro hanno vissuto professionalmente. Penso agli etnoantropologi, ci sono anche degli etnopsichiatri e anche gli economisti ovviamente potrebbero parlare bene sull'economia sanitaria, anche se personalmente l'economia sanitaria secondo me non esiste. Perché le faccio l'esempio? Se lei chiama l'idraulico per aggiustare il rubinetto e il giorno dopo il rubinetto cola, lei è la domanda, vero? E quindi può controllare l'offerta. Il malato riesce a controllare il medico? Perché la medicina è quella che io definisco un'economia di frontiera. Quali gli obiettivi di questo simposio così appunto interdisciplinare? Quello di dare, per carità lo dico presuntuosamente, degli elementi di riflessione anche alla luce delle analogie che abbiamo fatto questa mattina rispetto ai tempi in cui viviamo, soprattutto dei giovani, tutto il tema della biocrematistica, della disperazione dei giovani e non solo dei giovani e delle giovani, non è poco. Federico Lega per Ravenna Web TV.